Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay dei Cavalieri dello Zodiaco. Allora, siamo arrivati qui al gemello di Mizar. Allora, praticamente ragazzi, qui ci fa un riassunto dove praticamente dice, se vi ricordate, se non avete visto la scorsa episodio andate a vedere, dove praticamente Andromeda sconfigge il gemello, chiamiamolo così, verde, Mizar, e poi all'improvviso vuol fare Alcor, il gemello appunto, che attacca Andromeda e lo atterra. Allora, Tisifone, che nel frattempo era arrivata prima al tempio e prima aveva avuto uno scontro con Alcor, compare e ti dice: adesso te la vedrai con me. E noi vedremo se effettivamente Tisifone, allora ragazzi, effettivamente Tisifone è forte, però certo Alcor non è da meno, voglio dire, anzi sicuramente più forte di Tisifone. Anche se devo dire che ok, allora ci abbiamo Serpe Malefica, Goblin, Serpe Malefica non l'ho mai visto come attacco. Vediamo se riesco a farlo di nuovo. Ma questo che fa? Mi colpisci così? Siamo dati un colpo ciascuno. Ah, basta adesso. Adesso ci gioca da seri proprio. Bella, mamma mia. Grandissimo colpo di tacco di Tisifone. Ragazzi, è forte, si vede. Alcor è più. Cazzo, che l'attacco mi ha lasciato senza parole. È nettamente più forte. È abbastanza. Sta continuando ad attaccarmi in una maniera assurda. Io non riesco a capire quello che devo effettivamente fare. Ecco, sicuramente non dovevo fare questo, mi stanno massacrando di più. Dovrei cercare di attaccarlo in qualche modo. Se continuo così. Oh, mi hai rotto però. Dai, Tisifone. Avanti. Copen. Cantatore! Oh, finalmente la mossa spettacolare di Tisifone, il cobra incantatore. Vediamo se riesce a fargli abbastanza male. Direi di sì. Però sicuramente non l'ho battuto. Anzi, ora lui ha proprio il risveglio qua nel settimo senso, quello che. Ah, ecco qual è la serpe. Come incantatore. Ui. Ah, però lui me l'ha evitato così. Però io li ho preso alle spalle. No, gli ha fatto il combo incantatore alle spalle e ho vinto. Benissimo. Ma ti è rimasto l'ultima. Oh. Ah, questo è il combo incantatore. No, la parte finale. Oh, che cazzo. Oh, finalmente. Mi ha messo a dura prova Alcor, devo dire. Battere Tisifone non è così facile, non è neanche così facile battere Alcor, cioè probabilmente ora noi. Ora lui ti ucciderà o arriverà Phoenix, probabilmente perché c'entra Andromeda, quindi di solito quando c'entra Andromeda spunta sempre Phoenix. Questa è la verità. Ci rende così tanto a morire insieme, benissimo. Tisifone, ah certo, ovviamente. Ovviamente Andromeda si mette in mezzo, così lui elimina Andromeda e Tisifone insieme. Eccola, io vado Phoenix, ci avevo scommesso perché Phoenix, figuriamoci se non compare quando Andromeda è in difficoltà. Chi è? Phoenix. Inghia la voce di serio, Phoenix. Impossibile. Perché è impossibile? Ti sei sacrificato per sconfiggere Mime. Ma idiota, lui è la Fenice, risorgerà sempre. Ero pronto a morire, per questo la fiata del mio fratello Atena. E lo. Non hai calcolato questo.
Va benissimo, ti distruggerò dai Confenix, diciamo. Oddio, non è che è facile batterlo, però insomma. Spacchiamolo tutto, insomma, in sostanza, ti attacco subito perché. Stavolta. Ehi, un'altra cosa, no? Non è che ti devi fare Phoenix. Ti dimenticare questo. Allora, ti vedo in difficoltà in questa fase. Non scappare, dove vai? Che fai? Le ali della Fenice non le vuoi prendere in pieno? Guarda che mamma, guardate la sottolineare che la Fenice ha continuato a camminare nonostante. Ma iniziano. Oh, un attimo. Questo non ci volevo. Mi ha preso. Vabbè, è un attacco ciascuno, insomma, non fa male a nessuno. Non riuscirei mai a battermi Alcor, toglielo dalla testa. La Fenice continua a volare. Cazzo. Mi si è dimenticato di un piccolo particolare. Anch'io posso fare. Ma iniziamo, ho fatto una stronzata io, ma proprio grossa. Dai Fenix, rialzati. Grande Fenix. Para la Fenix. E non è neanche facile perché comunque quest'attacco. Benissimo, proprio quello che volevo io. La pagherai tantissimo, tantissimo, ti farò tanto male. E adesso preparati al fantasma diabolico. Ah no, le ali della Fenice. No! Le ali della Fenice ti hanno preso. Ma insieme, mi hai dato il fantasma diabolico, non ci voleva. Però te l'ho fatto così. Sei morto abbastanza stupidamente. Nessuno può dirmi cosa fare. Via. Avanti, forza. Vediamo che dice. I vincoli di sangue non contano nulla. Come la siete fratelli del 2? Valgono mai niente, la fraternità è stata come un focolaio d'odio. E là, addirittura. Ho capito che è un focolaio d'odio, va avanti però. Odio, ti sbagli. Ebbene sì, ti sbagli, e alla fine hai perso. Un'altra volta. No, ma Fenix è intelligente, non è come tutti gli altri stupidi, io rispondo, faccio l'attacco finale e mi tolgo l'armatura. No, Fenix è intelligente, la lascia, così. Almeno possiamo attaccare subito. Senza perdere tempo, perché guarda. Tra le altre cose ho lisciato il fantasma di Borio, quindi. Per poco non lo prendiamo. Dai, ma che fai, Fenix? Ti fai colpire così facilmente? Non è il caso, adesso basta, carichiamoci il cosmo e attacchiamo, distruggiamolo. Fantasma diabolico! Anche un tempo ero così legato al mio fratello. Ah, perché certo, loro due sono fratelli, ovviamente, questo non lo sapete. Ciao, perfino affrettato però come cavaliere di Atena. Ehi! Ti sei dimenticato della mia presa. Idiota, ovviamente sarà perché, siccome vi spiego, Alcor e Mizer, o come è abbastanza evidente, sono fratelli, no? E mentre Alcor odia Mizer, Fenix, suo fratello, lo adora, infatti lo salva sempre, gli salva sempre il culo. E sta spiegando appunto Fenix che io, che Fenix e Andromeda, anche se sono vaffanculo. Anche se sono fratelli, non si odiano. Ah, si è sbagliato tasso. Non si odiano, appunto, anzi, ma sono proprio legatissimi. Ora tocca a me, se non ti dispiace distruggerti.
e quindi sto dicendo che non è come dice lui, il legame di sangue è una cosa importante, che ho preso lo stesso fantasma diabolico e ciao ciao. E quindi ovviamente Phoenix con tutta la sua rabbia e il suo fantasma diabolico lo costringe Alcor a mettersi di fronte ai suoi bei sentimenti del suo fratello e quindi a perdere. La vibrazione di sto coso ogni volta. Perfetto. Vittoria. Nessuno può dirmi cosa fare. Sì, Phoenix, l'abbiamo capito. Nessuno può dirmi. Scusate, rumori da fuori, ambulanza, polizia, non so quello che mi hanno interrotto un attimo quel video. Attenzione alle spalle, spunta Miser, Phoenix stai attento. Miser intrappola Phoenix, attenzione. Abbatti Phoenix, presto. Ah, praticamente Alcor dice a Miser di... Cioè, Miser dice ad Alcor di abbattere Phoenix, anche se c'è lui e si sacrificherà. Perché Alcor è sempre solo nell'ombra. Miser non doveva praticamente sapere la presenza di Alcor, in realtà Miser l'ha sempre saputo. E ora i due fratelli si riuniranno finalmente. Vediamo ragazzi questa scena. Tu sei il mio successore della via di Dini, fallo presto. Fallo presto, muoviti infatti, praticamente Alcor. Non dirmi che hai sempre saputo, ecco Phoenix infatti rileva la verità, rivela la verità, cioè che Miser ha sempre saputo della presenza di Alcor, proprio come io vi ho detto. Non è di certo una sorpresa. Hai la conoscenza delle mie ambizioni, sì, perché... Ragazzi, in realtà Alcor voleva prendere il posto di Miser, ma non si sa bene, non capiva bene perché ogni volta salvava le chiappe a suo fratello. Ovviamente era per il legame di sangue, però non l'ha mai voluto ammettere. Comprende il tuo rancore, qui infatti gli dice Miser, dai, Alcor, ma volevo soltanto dirti questo. Sentiamo che dice. Dimmi, volevo dirti questo. Sei sempre rimasto nei nostri cuori, nel mio e in cuore dei nostri genitori. Ah, vero, perché i loro genitori ad Alcor l'avevano abbandonato. Non so perché, ma l'avevano abbandonato. So anche che sei intervenuto il mio aiuto. Infatti. Lascio questo mondo senza rimpianti. Bravo fratello. Visto che lasci questo mondo senza rimpianti, ti conferisco il titolo di cavaliere divino, fratello. Che fa? Lo colpisce a Franks oppure no? Adesso tocca a me salvarti. Non ci sono dubbi. Non preoccuparti per me, colpisci forte. Alcor, se te la senti di sparare l'attacco? Fai pure, non cercherò di evitarlo. Maledizione. E quindi che fai? Attacchi o non attacchi? E qui infatti io dico io, è quello che dico io ragazzi. Che vuole fare Alcor? No. No, attacca. Attacchi o no? No, infatti. Miser si non ce la fa più, si lascia cadere. E così i due fratelli si riuniscono. Lo odiavi più di ogni altra cosa al mondo, ma in realtà
siete pur sempre fratelli. Benissimo ragazzi, siamo, attenzione, siamo arrivati all'ultimo, anzi al penultimo ragazzi, siamo al fine anche Asgard, e nel prossimo episodio vedremo Phoenix, Andromeda e Christian, Crystal contro Orion, il cavaliere divino, esercizi di Hilda più potente. Non mancheranno i colpi di scena, non mancheranno i duelli. E ovviamente ragazzi, per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su. Io vi saluto, spero che questa serie vi stia piacendo, che sta comunque anche per finire. Non vedo l'ora di portare i Naruto quando uscirà. Un saluto e un abbraccio a tutti. Ricordatevi di condividere i video e di spolliciare. Al prossimo video ragazzi, ciao a tutti.